Valentina, ci racconti un po' tuo nome, no? Sto dietro. Ah, so che è un po' strano perché sì, è qui, sì, però che ne so, faccio un racconto posso dire di tuo nome e del tuo rapporto con lui. Beh, sicuramente un rapporto molto bello, perché comunque io sicuramente per me lui è sempre stato un modello, non dico da imitare, ma comunque un riferimento per tante cose, per la sua passione, per la sua capacità nel fare le cose, e sicuramente mi ha insegnato tante cose, perché anche solo vederlo lavorare mi capitava, ogni tanto mi fermavo, poi poteva, lo osservavo, lo guardavo e mi piaceva questa cosa. E io invece ti ho seguito un po'. T'ho fatto impazzire alcune volte perché ti chiedevo un braccialetto di legno, un anello, una collana, quante cose ti ho fatto fare. Senta, ma invece il rapporto con sua nipote? Il rapporto con me? Questa passione che ha trasmesso a sua nipote, ce la racconta? Lei che ha copiato, frega sono io, mi credo l'imposto. Un po' aveva già guardato e poi lo come si insegna... già prevista. Queste te le ricordi? Le prime cose che abbiamo fatto insieme? Quando mi è nata la passione per le borse. Così per caso una sera esco, vedo all'interno di un locale c'era una botticella della birra. Ho detto mamma mia che forma era messa in questa forma qua. Ho detto quanto sarebbe bello fare una borsa con questa forma. E allora ho preso un contenitore della birra da 5 litri vuoto, lui me l'ha tagliato perché aveva paura che io mi facessi male. Questa. Avevi paura che mi facessi male, me l'hai tagliata e dopo io con il mio ritaglino di pelle che avevo a disposizione l'ho incollata tutta e poi la cosa più bella, la chiusura in ottone che hai fatto tu a mano. Perché io ho detto adesso come la chiudiamo? E subito ti è venuto in mente di fare una chiusura così. E questa era la prima borsa che ho realizzato con questi materiali di riciclo. Poi ho fatto anche questa qua, dove ho plastificato dei fiori, ce li ho incollati in maniera simile a questa. E anche qui la tua chiusura in ottone, perché tu sei in grado di lavorare anche i metalli oltre al legno. E poi questa, dove l'avevamo firmata insieme, Azelio, Valentina, Vanella, le nostre iniziali. E questa si apre dietro. Eccola qua. Era una cosa un po' particolare. Che consiglio darebbe adesso a un falegname che comincia la sua attività? Se dovesse dargli un consiglio, che gli direbbe? Si lancia, trova qualche allievo da poter studiare. E direi di far spagare più che male. Che fa per bene, fa il lavoro bene, sceglie i materiali adatti, perché non è che si va dentro un magazzino e si porta dietro tre tavole per fare lavoro. Bisogna trovare il lavoro, legno adatto per quel lavoro, perché la bellezza del manufatto di legno, da parte dell'artista, ma da parte del legno, perché se uno lavora a legno, che bisogna vederlo dalla tavola per poterlo fuori.